vi faccio un po' di compagnia per chi ha piacere, parlandovi delle esperienze che sono andate a buon fine, cosa che ripeterò spero nei prossimi mesi perché serve in primis a me per ricordare quali sono le cose positive che si possono fare dal basso per vincere contro battaglie che a prima vista potrebbero sembrare perse in partenza. Lo faccio prendendo spunto da un libro che non a caso si chiama Quelli delle cause vinte, che ha preso in esame 80 situazioni, 80 casi assolutamente reali, successi, in cui Davide ha sconfitto Golia, cioè il cittadino dal basso, è riuscito a risolvere positivamente delle situazioni pericolose o potenzialmente pericolose, comunque ingiuste. E ne ho tirato fuori un mio personale abecedario con delle parole chiavi che possono servire sicuramente a me, ma spero a tanti altri per poter fare politica dal basso, in senso elevato del termine, cioè proteggere il proprio territorio, fare il bene del proprio territorio, proteggere i propri diritti, i diritti dei nostri figli, i diritti dell'ambiente, perché naturalmente senza un ambiente sano i diritti dei nostri figli sono assolutamente compromessi. Non so se riesco a finire stasera perché ci sono parecchie cose da dire, comunque ribadisco, ne parlerò sicuramente anche altre volte. Allora, vado in ordine alfabetico con una premessa. La premessa è quella che naturalmente tutto si basa sul coinvolgimento dei cittadini. È banale, è scontato, ma è così. Se vogliamo combattere dal basso contro ingiustizie, non dobbiamo dare per scontato che la magistratura, per quanto si possa dar da fare, le forze dell'ordine, la politica stessa intervenga. In molti casi non lo fa, dobbiamo attivarci noi. Quindi il coinvolgimento dei cittadini comunque rimane la premessa indispensabile. Partiamo con la lettera A. Alla lettera A ho messo audizioni. Sì, audizioni perché i cittadini possono chiedere di venire auditi, cioè di venire sentiti a tutti i livelli. Possono chiedere un'audizione in consiglio comunale, in consiglio regionale, addirittura nelle commissioni, di Camera e Senato, quando Camera e Senato stanno affrontando determinati temi. Le associazioni, i cittadini possono chiedere di essere auditi e questo è successo in alcuni di questi casi che sono arrivati a buon fine. I cittadini si sono presi la briga di chiedere costantemente e insistentemente audizioni, sono stati sentiti, hanno portato le loro ragioni. A quel punto il politico non ha più potuto fingere di non sapere un determinato problema. Seconda parola con la A è attenzione. È banale, è scontato, ma non deve mai scendere. Il livello di attenzione non può scendere, soprattutto nel mese di agosto, mese caldo per fare porcherie, e nelle vacanze di Natale, altro periodo caldo in cui far passare porcherie. L'attenzione invece è necessaria per poter agire con tempestività, perché un altro fattore chiave è agire velocemente. Molto spesso, appena il problema sta per iniziare, chiaro, se lo si prende quando diciamo è piccolo, è appena partito, si ha maggiori probabilità di successo. Quindi è evidente che non dobbiamo stare attenti solo a Sanremo, per quanto sia uno spettacolo carino, ma dobbiamo stare attenti a quello che succede nel nostro territorio. Passiamo alla lettera B. Sulla B c'è una parola che non mi piace usare, ma ogni tanto bisogna usarla, ed è boicottaggio. D'altronde diceva Sandro Pertini che quando una legge è ingiusta ci si deve opporre con tutte le forze. Ecco, il boicottaggio. Io di solito preferisco fare proposte alternative, vi ho dato in questi anni tutta una serie di appunto fornitori, per esempio, alternativi, però certe volte bisogna proprio boicottare, per esempio, Rai e giornali.
Da sempre noi diciamo che i mass media attuali non stanno lavorando assolutamente bene. Beh, lavorano perché c'è qualcuno che li compra. Al di là naturalmente di tutta una serie di giornali che prendono i finanziamenti pubblici e quindi anche se diciamo sono praticamente in perdita, sopravvivono grazie ai finanziamenti pubblici, sta di fatto che ancora troppa gente li legge, ma soprattutto troppa gente li dà credito, li dà credito, cioè dice: "Ah, ma c'è scritto sul giornale", come se essere scritto sul giornale fosse una garanzia matematica e assoluta di verità. Quindi boicottaggio Rai e giornali, io da anni non leggo più i giornali tradizionali, vi ho indicato spesse volte che tipo di giornali leggo e per quanto riguarda la televisione, ve l'ho detto tante volte, sono 10 anni che non ho televisioni a casa mia. E quelle volte che sono ospite o da mia madre o in altri posti e tento di guardare qualche volta la televisione, più di 5 minuti non ci riesco, poi spengo la televisione, attacco il computer e vado in cerca io delle cose che interessano a me. E grazie a internet ci sono cose per tutti, ci sono approfondimenti per tutti, basta andarseli a cercare, ci sono approfondimenti su qualsiasi materia. E la terza parola, andiamo alla lettera C, è la class action. La class action, qui mi limito a ricordare che è una legge, è uno strumento utilizzato moltissimo nei paesi anglosassoni, qui da noi esiste, ma è estremamente inefficace. È stata promulgata negli anni del governo Berlusconi ed è estremamente inefficace. Tanto è vero che, come sapete, abbiamo proposto una nuova class action, è stata votata positivamente all'unanimità alla Camera e poi è stata bloccata, sappiamo, dall'ex ministro Boschi. La class action rimane una cosa che tutti voi dovete continuamente chiedere ai politici: quando verrà varata la nuova class action? Perché automaticamente risolverebbe in via preventiva tantissime ingiustizie, perché nel momento in cui tutti vengono a conoscenza che questo strumento c'è, esiste e questa volta è stato fatto in maniera efficace, allora avrebbero un deterrente estremamente forte per non commettere tutta una serie di illegalità. L'altra parola con la C è una delle parole in assoluto più importanti, C come comitati, comitati. Famosi comitati dal basso, qualcuno li ha chiamati comitatini, non ha importanza come li vogliamo chiamare, ma i comitati spontanei, i comitati di persone che si uniscono per lottare contro una determinata situazione, rimangono il fulcro centrale per vincere tutta una serie di battaglie. Quindi la parola comitati è decisamente importante. E C anche come contadini. Perché molto spesso il contadino, inteso proprio nel senso di colui che coltiva la terra, quindi proprio in senso letterale, molto spesso può essere compagno di molte battaglie. Tutte le volte che si parla di problemi ambientali, il contadino ha tutto l'interesse a far sì che il terreno, la natura, sia rispettata e quindi molte volte si è unito a lotte contro inquinamento nei fiumi, inquinamento nelle falde acquifere, inquinamento dei terreni, fumi, devastazioni ambientali di ogni tipo. Quindi assolutamente ricordiamoci che ci sono anche queste categorie che possono aiutare tantissimo in queste battaglie. E altra parola con la C è il contraddittorio. Che è non solo una parola italiana, ma è anche un momento specificatamente previsto dal testo unico ambientale in fase di VIA, la valutazione di impatto ambientale, cioè è una fase in cui i vari portatori di interesse, intesi nel senso letterale del termine, possono confrontarsi in contraddittorio. E quindi tipicamente da una parte abbiamo chi propone l'opera, che noi consideriamo devastante, pericolosa, inquinante, non sicura,
negativa, insomma. E dall'altra abbiamo i cittadini, abbiamo i comitati, abbiamo le persone che si oppongono a quest'opera. Ora sappiate che tutte le volte che la legge prevede che una determinata opera sia sottoposta a VIA, valutazione di impatto ambientale, il testo unico ambientale prevede il momento del contraddittorio. E quando questo contraddittorio viene fatto in sede pubblica, invitando la cittadinanza, dandogli pubblicità, facendo intervenire i giornali, adesso come adesso naturalmente noi lo trasmetteremo in streaming. I cittadini sono preparati, si fanno affiancare dai tecnici, da consulenti esperti, da persone preparate scientificamente, molto spesso questa fase si rivela decisiva, importantissima, perché si sbugiardano le bugie di chi vuole proporre l'opera e ce la vende come oro colato. Nel momento del contraddittorio possiamo smontare pezzo per pezzo il castello di carte, il castello di bugie dei proponenti dell'opera. Sempre con la C, la parola controproposte. Controproposte. Ecco, queste sono essenziali, perché protestare è sacrosanto e legittimo ed è estremamente più efficace nel momento in cui io non mi limito a dire no e basta, ma tutte le volte che è possibile, e moltissime volte è possibile, faccio delle controproposte. Delle controproposte dimostrando che la mia controproposta è migliore rispetto alla proposta iniziale. Quindi, per esempio, quando si vuole costruire una nuova superstrada a lato della Romea, faccio per dire, che è una delle opere che da anni i politici cercano di realizzare perché costerebbe una vagonata di soldi e quindi di appalti e quindi tutte le varie tangenti che seguono queste opere, ecco che la controproposta è quella di mettere in sicurezza l'attuale strada Romea, facendo tutta una serie di lavori appunto di messa in sicurezza, di tutta una serie appunto di interventi che migliorerebbero la viabilità spendendo molto di meno. Quindi le controproposte che si possono fare in molti casi sono essenziali per far capire da una parte al cittadino, da una parte al politico, che non siamo a priori quelli del no e basta, ma siamo quelli del sì, facciamolo meglio, sì, facciamo una cosa migliore rispetto a quella che è stata proposta. Altra lettera chiave con la C è il coordinamento. Vi avviso subito che alle 9 comunque chiudo, così possiamo vederci tutti quanti Luigi Di Maio e me lo voglio vedere anch'io naturalmente. C come coordinamento. Coordinamento dei comitati. Perché? Perché molto spesso la battaglia che il singolo comitato vuol fare a livello locale è condivisa da altri comitati in altre parti d'Italia. Faccio l'esempio degli aeroporti. Qui a Treviso, per esempio, abbiamo un comitato contro l'allargamento dell'aeroporto di Treviso. E questo comitato, giustamente, si è coordinato, sta dialogando con comitati similari in altri aeroporti, di altri aeroporti di altre città. Quando ci fu la stagione degli inceneritori, anche in questo caso i vari comitati si coordinarono tra di loro. Quindi ogni volta che approcciate una battaglia, controllate se ci sono altri comitati simili in altre parti d'Italia che o l'hanno già fatta o la stanno facendo, perché coordinandosi con loro, imparando reciprocamente gli uni dagli altri, si migliora grandemente l'efficacia di come muoversi, appunto, di come effettuare la battaglia. Arriviamo alla lettera D che parte con non tanto uno strumento di lotta, ma un avviso. Teniamo sempre presente la delocalizzazione delle lavorazioni inquinanti. Ecco, attenzione a non guardare solo al proprio orticello, a non pensare di averci risolto il problema se il problema si è semplicemente spostato in un altro paese quando si parla di lavorazioni inquinanti. Perché è vero che io ho risolto il problema localmente, ma se inquino da un'altra parte del pianeta, ricordiamoci sempre che l'acqua, il famoso ciclo dell'acqua, l'acqua ci mette poche settimane ad arrivare dalla Cina a noi, perché
perché l'acqua che evapora diventa nuvola, la nuvola in qualche giorno, qualche settimana, dalla Cina può arrivare a noi e viceversa, quindi non pensiamo di aver risolto un problema solo se viene spostato geograficamente. L'inquinamento, la plastica viene mangiata dai pesci, viene mangiata dalla fauna e poi ci ritorna in circolo sotto forma di bistecche e quant'altro. Quindi la delocalizzazione non è una soluzione. Venendo invece proprio tornando alle battaglie in senso stretto, ecco che la parola di contiene uno degli strumenti più forti, che sono le denunce. Le denunce, le diffide, gli esposti, insomma tutti i ricorsi che si possono presentare davanti ai tribunali amministrativi o ai tribunali civili o penali, denunce, diffide, esposti, ricorsi, ecco, questi sono uno strumento che molto spesso è indispensabile perché se davanti abbiamo veramente un muro, abbiamo veramente una situazione durissima di battaglia, si deve arrivare a questo e molte battaglie si sono vinte grazie proprio a denunce, a esposti, ovviamente. Con la costanza di seguirli per anni, perché molto spesso si seguono per anni. Altra parola importante con la D è la documentazione del fenomeno, documentazione intesa nel fatto di fare foto e filmati. È banale, ma una foto vale più di 1.000 parole e un filmato vale più di 1.000 foto. Per cui se io riesco a filmare lo scarico inquinante, i fumi della ciminiera, riesco a filmare il malfatto, il fattaccio e poi a diffonderlo, ecco che ottengo un grosso risultato a livello di impatto emotivo e anche qualcosa che mi può servire effettivamente poi anche in sede civile, in sede di tribunale, perché determinate foto possono essere portate a riprova di determinati fatti. Passiamo alla lettera E e andiamo alla economicità del progetto. Molte volte si vince una battaglia perché semplicemente si dimostra che quel determinato progetto non sta in piedi dal punto di vista economico. Per cui non diamo per scontato che quando vediamo costruire una qualsiasi cosa o vediamo che c'è l'intenzione di costruire la superstrada, il centro commerciale, di fare una determinata opera, non diamo per scontato, per esempio gli inceneritori, che sono antieconomici, non diamo per scontato che chi lo faccia perché pensa di guadagnarci. Se non appunto scaricando sulla collettività un sacrificio. Quindi l'economicità, dimostrare che un determinato progetto è antieconomico, molto spesso è la carta vincente. Sicuramente verso i cittadini, perché poi capiscono benissimo che i soldi a quel punto li devono tirar fuori loro, ma anche verso i politici, perché quando si rendono conto che il cittadino sa che dovrà tirar fuori dei soldi per far guadagnare qualcun altro, allora a quel punto il politico torna indietro e quindi molte battaglie si sono vinte in questa maniera. Passiamo alla lettera F. La prima parola è strana perché è fantasia. E ci vuole anche molta fantasia, aiuta nel trovare momento per momento lo strumento migliore per combattere una determinata battaglia. E qui gli esempi si sprecano perché negli anni i cittadini, gli attivisti, i comitati, dalla fiaccolata in montagna, dai cortei colorati, dalle pignattate, da qualsiasi tipo di manifestazione che attirasse anche l'attenzione, ecco che con la fantasia, diciamo, si può migliorare anche l'impatto emotivo di una determinata manifestazione. Quindi sulla fantasia, come dire, non si pone nessun limite, basta che ovviamente di rimanere negli ambiti legali e ci si può sbizzarrire.
E quindi sempre con la F, tanto per dare qualche esempio, le feste che possono essere fatte anche nei parchi, nei luoghi pubblici, naturalmente cortei festosi e pacifici, le fiaccolate appunto, eccetera. Altra parola che inizia con la F sono le foto taroccate. Sì, perché sappiate che in alcune circostanze, enti pubblici o enti privati, a sostegno delle loro tesi, presentano delle foto. Ecco, anche queste non dobbiamo dare per scontato che siano per forza autentiche. In determinate occasioni si è dimostrato in maniera assolutamente scientifica, certa e comprovata, che le foto erano modificate, taroccate, falsate. Quindi attenzione anche a questo: tutto ciò che vediamo in foto potrebbe essere stato manomesso, compromesso, modificato. Quindi attenzione anche alle foto taroccate. Adesso andiamo alla lettera I, e anche questa è una delle situazioni più comuni. I come illegittimo, illegittimo, non legittimo. Ecco, in moltissimi casi i comitati di cittadini, le associazioni che battagliavano contro una determinata situazione hanno verificato, e poi è stato dimostrato e sentenziato dal giudice, che una serie di atti, comportamenti e fatti, vuoi dell'ente pubblico, vuoi dell'ente privato, erano semplicemente illegittimi. Quindi non si tratta più di convenienza, non convenienza, visione politica, strategia. No, si tratta del fatto che sono atti illegali, illegittimi. Quindi proprio non ci devono stare. Quindi anche in questo caso, attenzione, non date per scontato che qualsiasi atto, solo perché porta il timbro, la firma di un funzionario, o sembra regolare, magari è un atto di un ente privato, ecco, non, anche in questo caso non diamo per scontato chiaramente che sia legittimo. Molto spesso è illegittimo. Tornando sempre alla parte di fantasia, ho segnato anche incatenamenti, invasioni pacifiche. Alcune volte, per esempio, attivisti si sono incatenati a degli alberi che non dovevano essere tagliati perché l'atto che pronunciava il loro taglio era illegittimo. Per cui certamente hanno fatto una cosa forte, però era una cosa legittima, perché si opponeva a un provvedimento illegittimo. Quindi alcune volte bisogna anche usare dei mezzi forti che però sono appunto legittimi perché ci stiamo opponendo a una illegittimità. I come interrogazioni. Ecco, le interrogazioni, sapete, sono un atto formale che si può presentare alle amministrazioni regionali, statali, per chiedere se il soggetto responsabile è a conoscenza di una determinata situazione e cosa intende fare nell'ambito di quella situazione. Io stesso, come naturalmente portavoce in Parlamento, ne ho presentate moltissime, ovviamente come tutti i colleghi. E questa è una cosa che spesso e volentieri ho fatto su segnalazione dei cittadini, perché era il cittadino a chiamarmi e dirmi: c'è questo problema, la situazione è questa, cosa possiamo fare? E allora la mia risposta era: mettete tutto nero su bianco, fate una bella cronistoria con tutti i dati che avete in vostro possesso e io presenterò l'interrogazione presso il ministero competente, presso l'ente competente. Quindi le interrogazioni sono assolutamente uno strumento perfettamente legittimo e alcune volte anche efficace, anche perché poi una volta presentate, ovviamente le si manda alla stampa, ai giornali, le si porta a conoscenza di tutti e quindi non ci si può più nascondere dietro un dito. Siamo arrivati alla lettera L, ancora 5 minuti, poi stacco, poi andrò avanti in un'altra occasione. L come laboratori. Sì, laboratori chimici. Ci sono determinati laboratori chimici che fanno analisi gratuite. E questo, maledizione, è estremamente importante quando si parla di inquinamento. E quindi io semplicemente devo far analizzare l'acqua, devo far analizzare un terreno,
devo far analizzare l'aria in una determinata posizione geografica. Ecco, presentarsi con delle analisi chimiche fatte da un'azienda chiaramente che ha la facoltà e in regola per effettuarle, presentarsi con delle analisi è importantissimo. Ecco, ci sono dei laboratori chimici che forniscono delle analisi gratuite. In caso contrario, naturalmente, bisognerà pagare per farle, però cercando ci sono anche questi laboratori. Lettera M, mancanza di autorizzazioni. Molto spesso un ente pubblico procede con una determinata fase della procedura e manca l'autorizzazione. Manca l'autorizzazione. Ecco, adesso mi avvisano che sono in diretta sia Alessandro che Luigi, per cui io mi fermo qua perché giustamente è difficile seguire più dirette contemporaneamente, tanto sono arrivato più o meno a metà, per cui continuerò le prossime volte. Quindi con la lettera M troviamo innanzitutto la mancanza di autorizzazioni. Sì, perché non dovete dare assolutamente per scontato che quando un ente pubblico o un ente privato procede in un determinato progetto, la costruzione di un'opera, di una casa, di un grattacielo, di un centro commerciale, di un cementificio, di un inceneritore, non dovete dare per scontato che per forza di cose le autorizzazioni siano già tutte quante in regola, tutte quante emanate, date, timbrate, vistate, con tutti i permessi in regola. Molto spesso, in questo libro vengono raccolti molti casi, molto spesso mancano semplicemente le autorizzazioni, quindi un procedimento che, capite, è palesemente illegittimo. Però se nessuno fa notare questa gravissima mancanza, naturalmente si rischia di vedersi costruire l'opera e poi dover agire poi ex post. Quindi attenzione. Molto spesso mancano banalmente le autorizzazioni. Sempre con la lettera M, uno degli strumenti più diffusi di protesta degli ultimi anni, e diciamo così anche uno dei più comodi, che troppo spesso diventa magari anche un'arma a doppio taglio perché tanti si fermano a questo livello, è quello del mail bombing. Credo che molti di voi lo conoscono, si tratta di inondare quelli che pensiamo essere i responsabili di una determinata situazione illegittima o con cui vogliamo segnalare, protestare, eccetera, inondarli di email. Per carità, è uno strumento, lo si può utilizzare, però attenzione, non deve diventare una scusa con cui il cittadino dice: ah, ok, io ho mandato la mail, sono a posto, mi fermo qui. No, assolutamente è un mezzo di protesta. Legittimo, tra l'altro, che la cui, diciamo, efficacia è molto variabile, dipende anche un po' dalle difese elettroniche che ha il destinatario, perché molto semplicemente queste mail potrebbero essere classificate direttamente come spam e quindi il destinatario nemmeno le vede, perché chi di voi, chi di noi va a controllare regolarmente le spam? Le spam, per definizione, non le andiamo a controllare, quindi l'efficacia di questo mezzo è relativa. Naturalmente si può usare, ribadisco, non deve diventare una scusa, una giustificazione dietro cui nascondersi per fermarsi. Con la M poi c'è uno dei principali strumenti in assoluto per protestare, per portare avanti giuste battaglie, e sono naturalmente i mass media. I mass media, l'ho già detto e lo ripeterò all'infinito, e non sono certo il primo a dirlo, possono essere tra i principali affiancatori o comunque diffusori di notizie, in questo caso relative alla battaglia che stiamo portando avanti. Per cui è importantissimo, io continuo a ripeterlo, che parte del lavoro di prassi, deve essere quello di curare i rapporti con la stampa, radio, giornali, TV, con i mass media. Parte del lavoro è quello di avere una buona rete di mass media, che quando si segnala una determinata situazione la pubblichino. Quindi va costruito un rapporto personale con i giornalisti, un rapporto con la redazione, in cui ci sia, diciamo, rispetto reciproco, in maniera che quando gli si porta determinate notizie, te le pubblichino. E attenzione,
che soprattutto per quanto riguarda tutta una serie di canali privati televisivi e anche giornali, che ormai ogni giornale ha il suo sito web in cui fa anche vedere anche video servizi. Attenzione che se gli si prepara un video servizio fatto decentemente bene, molte volte a queste redazioni, a questi giornali, gli fate anche un favore, perché molti sono in situazioni economiche così così e comunque non possono permettersi centinaia di troupe che vadano a destra e a sinistra a filmare questo, a filmare quest'altro, a fare questo servizio, a fare quell'altro servizio. Quindi molte volte il fatto di portare già un materiale ben confezionato con un servizio sullo scempio ambientale, sul pericolo, il laboratorio che ha fatto le analisi chimiche e ha trovato l'acqua infettata. Qualsiasi cosa, preparargli già un video servizio, attenzione che molto spesso è una carta vincente perché la mass media in questione si trova con il lavoro già fatto e per lui è una buona cosa. Sempre con la lettera M, memoria, memoria. Questo è inteso in doppio senso, sia nel senso che per ciascuno di voi, diciamo, che vuole attivarsi, tenere traccia, tenere proprio un registro delle cose che stanno succedendo nel suo comune, che stanno succedendo nella materia che vuole seguire, ecco, può essere un ottimo strumento appunto per avere tutta una serie di dati che possono tornare utili più avanti. E poi memoria, naturalmente, intesa proprio come il fatto di ricordare, di far presente spesso, attenzione, era successo questo. La situazione magari non è migliorata un granché, non si è fatto abbastanza per migliorare la situazione. Faccio un esempio banale. Chi di voi, soprattutto i più giovani, sa che cosa è successo a Bhopal nell'84? Faccio fatica a ricordarmene io, avevo 17 anni. Me lo ricordo, avevo 17 anni, me lo ricordo una tragedia pazzesca, ma vi faccio la domanda secca: chi di voi se lo ricorda Bhopal? Soprattutto quelli che hanno dai 40 anni in giù, dai 40 anni in giù. Presumo che molti che hanno dai 40 anni in giù, che sono più giovani, non se la ricordano Bhopal o non ne hanno mai sentito parlare. E invece si dovrebbe fare così come si fa una volta all'anno la giornata della memoria per le bombe di Hiroshima e Nagasaki. Si potrebbe fare per esempio anche per Bhopal, perché guardate che Bhopal, per carità, non è così mostruosamente paragonabile, però mezzo milione di persone che hanno avuto danni da questo incidente sono state assolutamente certificate da da un atto pubblico governativo, un atto ufficiale governativo che ha stimato in 500 58.000 le persone danneggiate dal disastro di Bhopal. Quindi stiamo parlando di mezzo milione di persone che nell'84 furono colpite da una nube tossica di un composto chimico che veniva utilizzato in un'azienda, una multinazionale, una consociata di una multinazionale statunitense che faceva farmaci, faceva fitofarmaci, e tra i vari componenti, tra il vario materiale chimico che maneggiava, ce n'era uno particolarmente pericoloso. Ci fu un'esplosione, ci fu una nube che fuoriuscì da un serbatoio di questo materiale tossico e immediatamente le persone che morirono furono circa 15.000. Le persone che morirono in breve tempo, insomma, furono circa 15.000, ma le persone danneggiate furono mezzo milione di persone. Quindi la memoria come un qualcosa che dovremmo costantemente rinfrescare, perché per esempio un altro fatto poco conosciuto e che si aggancia con Bhopal è che nella nostra vicinissima Marghera, soprattutto vicinissima per me che sono veneto e abito a 30 km da Marghera, a Marghera si sfiorò un incidente che sarebbe potuto essere abbastanza vicino a quello di Bhopal, perché ci fu un incendio che arrivò sino a 20 metri da un deposito di un componente chimico molto pericoloso. Se l'incendio avesse preso anche quel deposito, le conseguenze sarebbero state decisamente molto, molto, molto gravi. Ripeto, un incendio che arrivò a 20 metri da
da un deposito chimico con sostanze molto molto pericolose. Quindi la memoria serve per ricordare quello che è successo nel passato e prevenire incidenti simili che possono succedere nuovamente. Ultima parola chiave con la M sono le multe. Multe perché? Perché troppo spesso sono troppo basse. Sono troppo basse per punire i responsabili. E molto spesso la multa sana l'irregolarità. Attenzione, perché questa è proprio la porcata peggiore. Perché se io so che facendo un determinato danno pago 500 euro di multa e io sono un'azienda, sono un soggetto, insomma, che qualche soldino ce l'ha, pagare 500 euro di multa ovviamente non mi fa né caldo né freddo. Faccio l'irregolarità. Se la scoprono, me la cavo con 500 euro e non c'è nessun problema. Quindi anche la questione delle multe, delle sanzioni, è un aspetto molto importante. Qualche mese fa facevo parte della commissione d'inchiesta sul sistema bancario e i procuratori ci raccontarono, ed è tutto a verbale, che troppo spesso le multe sono ridicole. E l'hanno usata loro questa parola, io mi limito a ripeterla. I procuratori ci dissero le multe troppo spesso sono ridicole. In questo caso si parlava di reati bancari finanziari, quindi per carità, anche quelli gravissimi, ma in molte altre situazioni ambientali, inquinamento, edili, eccetera, le multe sono troppo basse. Quindi questa è un'altra cosa di cui tenere presente sempre bene. Con la N ho messo solo un non vendersi agli indennizi, non vendersi agli indennizi, perché è successo anche questo che alcune popolazioni si sono, tra virgolette, accontentate degli indennizi e con quelle hanno accettato una determinata operazione non salubre. Quindi ovviamente l'auspicio è quello di non vendersi per i classici quattro denari a un'operazione che magari ne farà guadagnare 4.000 di denari ai soliti furbetti. E lettera O. Qui c'è un oggetto molto, molto delicato perché è l'obiezione fiscale. L'obiezione fiscale. È un argomento molto delicato perché naturalmente si va a toccare quelli che sono obblighi di legge. E, è un argomento che si può, diciamo, considerare. Valutare con grande cautela, è già stato usato altre volte e qui bisogna naturalmente essere molto prudenti e valutarlo attentamente con le persone che stanno seguendo una determinata operazione. Sempre con la lettera O, oneri di urbanizzazione. Questa l'ho messa come voce a parte perché è stata una delle principali voci di incasso per i comuni, e qui i consiglieri comunali che ha avuto esperienze di bilancio comunale, diciamo, avrà già alzato le antenne, gli oneri di urbanizzazione sono stati per anni la leva con cui si è cementificato, perché il comune aveva poche risorse, non sapeva dove andarle a reperire, non è che si possono fare multe per eccesso di velocità o divieto di sosta a manetta, e un sistema abbastanza rapido per fare cassa era concedere che 1, 2, 3, 4, 5, 10 ettari di terreno venisse edificato e chi naturalmente edificava doveva pagare gli oneri di urbanizzazione, quindi le varie opere necessarie a rendere quella porzione di terreno urbanizzabile. E per anni questa è stata una fonte di cassa decisamente interessante e importante per i comuni, però così facendo si è cementificato. Si è cementificato con i risultati che vediamo oggi, soprattutto in Nord Italia, il Veneto è una delle regioni più cementificate d'Europa, e quindi la devastazione ambientale è stata decisamente importante. Tant'è vero che il sindaco di Cassinetta di Lugugnano, che è stato il primo comune a cementificazione zero,
ha rinunciato appunto a questa voce e per farlo ha dialogato con tutti i cittadini, fecero molti incontri pubblici in cui spiegarono: cari signori, noi vogliamo salvaguardare il territorio, non vogliamo più costruire un metro quadro di cemento, però sappiate che perderemo queste fonti di incasso e quindi in qualche maniera dovremo compensarle con qualcosina in più di tasse sui rifiuti, con qualcosina in più di altre tasse locali. I cittadini dissero al sindaco, alla giunta municipale, va bene, noi ci sta bene che per salvaguardare il territorio facciamo qualche sacrificio in più e quel comune fu il primo appunto a cementificazione zero. Lettera P, P come perseveranza. Questa è una cosa comune, nel senso che in molte situazioni ci vuole molta perseveranza perché la battaglia può continuare parecchi anni prima di arrivare ad una conclusione. E naturalmente questo è tanto più vero quanto più si va in causa, si va in tribunale. Sapete bene che l'Italia non brilla certo per rapidità dei processi e quindi in molti casi se si va a processo si deve continuare a lottare per molto molto tempo. Lettera P come petizioni quindi uno degli strumenti con cui si possono portare avanti queste battaglie cercando di coinvolgere la maggior parte possibile della popolazione. P anche come preti intesi quelli buoni che ce ne sono, come in tutte le categorie ci sono soggetti decisamente eccellenti. Io mi riferisco naturalmente al padre Zanotelli, che in molte situazioni si è attivato per battaglie dal basso. Mi riferisco a Don Ciotti, che anche lui, diciamo, è conosciuto per le sue battaglie sempre dal basso, e poi anche a Don Albino Bizzotto, che è sempre delle mie parti, del Veneto, che si è attivato anche lui per combattere diverse ingiustizie, per cui anche i preti alcune volte si rivelano essere delle gran brave persone con cui si può fare decisamente delle battaglie assieme. E P come professori, ma in questo caso professori compiacenti, nel senso che in alcuni casi dei professori o dei tecnici o degli esperti in generale, purtroppo per ricavarne un qualche vantaggio personale, hanno, diciamo così, dato delle opinioni appunto professionali, tecniche, diciamo compiacenti quella che era l'opera in questione. E quindi attenzione, non sempre quello che dice un professionista va preso come oro colato. Poi, sempre con la lettera P, abbiamo lo strumento sempre efficace delle pubbliche assemblee in piazza, soprattutto quando sono predisposte sotto forma di confronto, in cui pubblicamente in piazza si confronta il proponente del progetto con tipicamente il comitato che non vuole quel progetto e, come ho detto nella prima puntata, molto spesso ha una controproposta alternativa migliorativa, perché ovviamente se il progetto, diciamo così, ha delle finalità positive, si possono presentare progetti alternativi più economici, più efficienti, più validi, più tutto. E uno dei metodi migliori per vincere determinate battaglie è sfidare il proponente cattivo, diciamo così, a un pubblico confronto in piazza, e quindi questo naturalmente può sortire grandi risultati. Sempre con la P, puntare in alto, nel senso che se non ti dà ascolto il consigliere comunale, si va dal regionale, se non ti ascolta il regionale, si va dal nazionale, se non ti ascolta il nazionale, si va a Bruxelles. Si va in Europa, quindi non c'è nessun motivo per cui fermarsi perché qualcuno ti ha dato un rifiuto, ti ha negato un tuo diritto. Ci sono vari livelli e puntare in alto può essere una soluzione, perché magari il consigliere comunale non ti presta attenzione, ti considera un soggetto debole, che non può disturbarlo, che non può dargli fastidio. Bene, puntate in alto. Andate dai parlamentari nazionali o ancora di più andate dai parlamentari europei e vedremo appunto se la cosa sortisce effetto o meno. Lettera R, qui c'è una cosa molto molto valida e
pratica e che ha un effetto immediatamente giuridico. Quindi non stiamo parlando, diciamo così, di una protesta generale, ma di uno strumento previsto dalla legge ed è il referendum degli enti locali, referendum che possono essere consultivi, ma possono essere anche propositivi e sono referendum che si possono tenere e si sono tenuti in diverse circostanze a livello comunale. Quindi la legge, il testo unico degli enti pubblici, eccolo qui, l'articolo 8 si intitola proprio partecipazione popolare. Quindi è previsto che si possano tenere dei referendum assolutamente previsti dalla legge, regolari, efficaci, anche a livello comunale. E molti comuni li hanno assolutamente adottati, li hanno fatti fare, si sono tenuti. Tra l'altro, la disciplina specifica, il dettaglio, co come si svolgono questi referendum è demandato all'ente pubblico, per cui, altra cosa ulteriore, molti enti pubblici hanno posto il quorum a zero, cioè hanno dettagliato come si svolge il referendum e hanno detto il quorum è zero. Per cui hanno diritto a votare 10.000 persone, ne vanno a votare 30, bene, quelle 30 decidono. Il referendum è efficace, legale, tutto a posto. È una, sapete bene, una vecchia battaglia del Movimento 5 Stelle, in maniera da responsabilizzare il cittadino. Non ti vuoi occupare della cosa pubblica? Bene, vado a votare io, tu te ne disinteressi, a questo punto io che me ne sono occupato, che ci ho studiato sopra e mi sono smazzato sopra, decido io. Dopo, se tu vuoi lamentarti, lamentati pure, ma se non sei andato a votare, non è colpa mia. Il referendum era lì, era aperto a tutti e se tu non vuoi usufruire di un tuo diritto, ne hai diritto, ma poi non lamentarti. Per cui molti referendum, si sono svolti con quorum zero. Tra l'altro, uno dei più famosi si è svolto in Trentino, in un comune in cui si producono le famose mele di che non voglio fare tanti nomi per fare troppa pubblicità, c'era un grosso problema e c'è un grosso problema di pesticidi e questo comune ha deliberato che lui sarà un comune a pesticidi zero, per cui non verranno più utilizzati metodi di lotta, con i fitofarmaci, ma verranno utilizzati metodi alternativi. E questo è stato fatto grazie a un referendum comunale che quindi, spero sia chiaro a tutti, non è un strumento così, non è un fantasma, non è un qualche cosa, non è assolutamente illegittimo o chissà che cos'è, è previsto, ripeto, dal testo unico degli enti locali, articolo 8, partecipazione popolare. Ovviamente lo trovate su Wikipedia tranquillamente. Volevo dire un'altra cosa sul referendum comunale e provinciale, vabbè, adesso le province non esistono più. Può essere appunto propositivo, consultivo, abrogativo. Sì, vabbè, poi i dettagli deve vertere materie di competenza appunto di quell'ente pubblico e il regolamento può prevedere ulteriori esclusioni. Quindi, per carità, non è che un comune può fare un referendum contro la Costituzione o cose di questo tipo, deve essere afferente, cioè deve riguardare materie che il comune, su cui il comune ha dei poteri. Però ribadisco, questo è uno strumento che si usa pochissimo. Ah, ecco, questo volevo dire, che molti comuni, molti enti pubblici non hanno mai preparato il testo che deve specificare come si svolga il referendum e quindi non lo usano, non si può usare, non perché la legge non lo prevede, ma perché manca il regolamento attuativo. Una delle grandi, anche in questo caso, porcate, della politica italiana, che si fa il provvedimento, ma manca poi il regolamento attuativo, l'atto pratico che disciplina come si fa. Quindi, se il vostro comune non ha ancora emanato il regolamento che disciplina come si svolgono questi referendum comunali, fatevi sentire perché ha il dovere di farlo. Purtroppo la legge non prevede delle multe, delle sanzioni per i comuni che non lo fanno. È una facoltà che il comune ha, spingete perché naturalmente un referendum comunale può dare tante belle soddisfazioni agli abitanti di quel comune.
Allora, dopo l'R passiamo anzi andiamo avanti con l'R. Ricatto occupazionale, perché ho messo la parola ricatto occupazionale? Perché ci sono state delle situazioni in cui i cittadini hanno detto di no. Hanno detto di no, erano arrivate multinazionali, per esempio per costruire un rigassificatore o altri impianti concernente il ciclo delle fonti fossili, e quindi grandi impianti, grande almeno teorizzata occupazione, grandi anche compensazioni ambientali, quello che dicevo prima, per cui l'ente arrivava e diceva: sì, noi costruiremo il gasdotto, costruiremo il rigassificatore, però costruiremo anche un parco, faremo una scuola nuova, faremo un ospedale nuovo, danno questo tipo di compensazioni. In alcuni casi, per esempio in Friuli, hanno detto di no. Hanno detto di no a tutta questa serie di vantaggi perché comunque non volevano quell'opera che hanno giudicato non buona per il territorio. E quindi c'è anche chi dice no a dei posti di lavoro. R come riconversione industriale. Ecco, anche in questo caso sul libro ci sono diversi esempi molto importanti di una delle battaglie che il Movimento 5 Stelle porterà avanti, quello delle riconversioni industriali. Per esempio, sempre nel settore della chimica, quelli che erano fino a un determinato momento degli scarti che erano trattati appunto come rifiuti, avevano anche una certa pericolosità, si è scoperto con poco sforzo, quando ci si è messi un attimino di buzzo buono, come si dice, quando ci si è messo un po' di buona volontà, si è scoperto che quegli scarti potevano benissimo diventare la materia prima per una successiva lavorazione, per un'altra industria. E quindi si è vinta una battaglia appunto di pericolosità chimica semplicemente facendo vedere all'azienda: guarda che quel prodotto lì che tu adesso per te è un rifiuto, lo puoi vendere con guadagno ad un'altra azienda che lo utilizza per fare una cosa buona, una cosa che non ha problemi di compatibilità ambientale, e quindi la riconversione industriale è possibile. Ovviamente, come detto anche molto in campagna elettorale e anche negli anni prima, la soluzione definitiva chiaramente è quella di riprogettare tutta l'industria, sia generale che soprattutto la petrolchimica, per farla diventare chimica verde. E ricordo a tutti, per l'ennesima volta, che con la chimica verde si possono fare esattamente le stesse cose che si fanno con la petrolchimica, e c'è già chi lo sta facendo, e c'è già chi lo sta facendo. Quindi la petrolchimica sporca, energivora e inquinantissima, può essere sostituita da chimica verde, decisamente più pulita, che risparmia energia e che è biodegradabile. Quindi di questo ne abbiamo parlato molte volte. Andiamo avanti. Rispetto delle normative esistenti. Ecco, questa è una cosa che a dirla sembra assolutamente elementare, è elementare, però molte volte un ente sia privato che pubblico fa determinate operazioni che non rispettano le normative esistenti. Normative esistenti che possono essere nazionali o possono essere le famose direttive europee. Ricordatevi sempre di verificare non solo le normative nazionali, ma le direttive europee, i regolamenti e le direttive. Anche queste hanno assolutamente efficacia e sono vincolanti dal punto di vista giuridico. E quindi anche queste devono essere rispettate. Molto spesso non viene fatto. Altra lettera, passiamo alla S e passiamo alle scuole. Le scuole, sì, perché ovviamente fare formazione e spiegare ai nostri ragazzi che cosa sta succedendo, fare prevenzione o fare anche proprio un'azione precisa su un determinato problema è importantissimo. I ragazzi ovviamente ci vivono nel territorio. È giustissimo che si faccia informazione presso di loro, cioè non soprattutto, e loro poi a quel punto possono dare una grossissima mano. E quando si riesce a coinvolgere anche i giovani spiegandogli una determinata situazione, ovviamente portano decisamente una marcia in più, portano entusiasmo in più, forze fresche in più, tecnologie in più, portano molte carte in più su cui giocare, quindi le scuole vanno assolutamente coinvolte. Sempre lettera S come sentenze, in questo caso sentenze che hanno affermato la legittimità di azioni che si sono svolte per salvaguardare una determinata situazione. Quindi queste sentenze vanno tenute sempre presenti,
e utilizzate ogni volta che sia necessario. Ricordiamo che l'Italia non è un paese anglosassone, per cui la sentenza non diventa la nuova legge. In Italia abbiamo questo regime, abbiamo questo diritto di origine romana, per cui una sentenza non fa precedente, quindi non è detto che poi su casi simili o identici un altro giudice non possa esprimersi in maniera diversa. In Italia è così. Però, insomma, avere una sentenza che ti dia ragione su un caso molto simile, ovviamente, è uno strumento assolutamente da utilizzare. S sempre come serate informative, e qui andiamo sempre al solito discorso che bisogna farle continuamente, le serate in cui informare e far salire il livello medio culturale della popolazione vanno fatte sempre e comunque. S come social. E qui, insomma, se mi state guardando, siete già assolutamente perfettamente in linea. I social vanno utilizzati, sono uno strumento potentissimo. S come spiagge. Sì, molto spesso si fanno manifestazioni in spiagge, sulle spiagge, e queste hanno una loro spettacolarità, hanno un loro coinvolgimento del pubblico, hanno un loro seguito nei mass media, sono molto coreografiche, coinvolgono appunto molto chi è presente, e quindi è una delle tante cose che si possono fare. S come supporto dei tecnici. In qualsiasi battaglia c'è bisogno del supporto specialistico dei tecnici che ti diano le informazioni appunto tecniche su quello che stai seguendo. T come teatro, ma in questo caso non è semplicemente il fatto di utilizzare il teatro come luogo di incontro per parlare di una certa cosa, quindi fare un convegno, una serata, va benissimo naturalmente, ma in questo caso teatro inteso proprio in senso stretto, cioè su determinate materie ci sono opere teatrali che spiegano determinate situazioni. Molti di voi conosceranno, che ne so, l'opera sul Vajont, sul disastro della diga sul Vajont, l'opera teatrale sul libro che fra l'altro vi ho riassunto, lo trovate sulla mia sezione libri indispensabili, il libro Io so e ho le prove, che racconta appunto del mondo bancario, racconta dei misfatti del mondo bancario. C'è un'opera teatrale che racconta il libro. Io ve l'ho video raccontato. Vi ho fatto i riassunti e li trovate appunto nel mio blog. C'è un'opera teatrale che fa questo tipo di diffusione sotto forma di opera teatrale. C'è un'altra opera bellissima che è stata realizzata nell'ambito di Banca Etica che si chiama Pop Economy, che racconta la crisi del 2007-2008. Ora, anche in questo caso, chi di voi è, diciamo così, sotto i 30, magari non si ricorda un granché della crisi 2007-2008, o magari non l'ha capita bene. Ecco, sappiate che esiste un'opera teatrale che si chiama Pop Economy, che racconta in maniera assolutamente dettagliata, precisa e storica, quindi non è una fantasia, è assolutamente il racconto di ciò che è realmente successo. Lo racconta in forma teatrale, quindi quale occasione migliore per unire l'utile al dilettevole, perché fra l'altro si ride anche parecchio, però racconta una cosa estremamente importante che successe appunto nel 2007-2008, la famosa crisi finanziaria internazionale. Quindi anche il teatro può essere fonte di ottima cultura, naturalmente. Poi T sempre come testimonials famosi. Ovviamente se si riesce a coinvolgere in una battaglia persone famose, è evidente che si avrà l'attenzione dei mass media, che si avranno molte più persone che si sentiranno incoraggiate a continuare la battaglia. E quindi naturalmente il suggerimento è sempre quello di cercare testimonials famosi, persone famose, VIPs, per farsi aiutare in determinate battaglie. E io fra l'altro ho fatto, e lo faccio anche adesso, un appello. Io vedo troppe poche persone famose seriamente impegnate nella vita sociale, e non sto dicendo per forza di cose a livello politico, perché non è che per forza di cose ci si deve schierare con un soggetto politico, ma su tante battaglie sociali sarebbe decisamente il caso che i nostri VIPs
i nostri grandi personaggi pubblici decisamente si impegnassero un po' di più, perché i videoclip, le canzonette, le apparizioni televisive, per carità, sono piacevoli, però nella vita c'è ben altro, per cui, cari Vips, avete un grande potere e, come dice sempre Peter Parker, da un grande potere derivano grandi responsabilità. E spero che il messaggio vi arrivi forte e chiaro. T come tragedie. Tragedie avvenute, tragedie sfiorate. Vi ho raccontato prima quella di Bhopal, che è purtroppo avvenuta. Vi ho detto che una simile è stata sfiorata a Marghera, alla zona industriale di Marghera, e quindi queste vanno sempre tenute in considerazione. Lettera V, c'è una parola molto pesante, però subito corretta. La parola è violenza, però subito corretta con relativa, violenza relativa, nel senso che non è il pugno, non è lo schiaffo, non sono i tafferugli, non è la rottura di vetrine, l'incendio di automobili, queste cose, diciamo così, assolutamente deprecabili e mai da fare. È una violenza relativa che si fa soprattutto nei confronti di se stessi quando, per esempio, ci si incatena un albero. Ci si incatena un albero perché non si vuole che venga tagliato. Ci si incatena oppure si salgono su dei piloni che non dovrebbero essere costruiti, che sono in fase di costruzione e si vuole impedirne l'avanzamento della costruzione. Quindi è una violenza molto, tra virgolette. Non c'è un danno fisico ad altre persone, neanche ad altri oggetti che hanno un loro valore, quindi non si devono danneggiare. È un atto, diciamo, forte, forte. Io mi incateno a un albero perché voglio impedire che venga abbattuto, ovviamente quando l'abbattimento è illecito. E vi ho spiegato che molte volte l'atto amministrativo che determina, ho fatto l'esempio, il taglio di alberi, è illecito, va impugnato. E quindi ho detto che molto spesso ci sono violazioni, questa è l'altra lettera V, violazioni di leggi, di direttive. Mi ero segnato anche un esempio particolarmente significativo, qui a pagina 218. Vabbè, in questo caso una violazione sistematica della direttiva Habitat, quindi sulla tutela dell'ambiente. Quindi troppo spesso ci sono violazioni palesi appunto di leggi o direttive o regolamenti comunitari. Abbiamo quasi finito. Lettera U, unire le varie classi sociali, i vari gruppi, oggi si direbbe i vari portatori di interesse, che appunto hanno interesse affinché una certa cosa vada fatta o non vada fatta. Unirsi, l'ho detto anche in altre parole chiave, unirsi, coordinarsi rimane sempre il mezzo principale, unirsi. Finisco con la V e la lettera V richiama alla prima lettera che avevo utilizzato, l'associazionismo, quindi il V del volontariato, il V del volontariato, perché la stragrande maggioranza delle cose che vi ho descritto in queste due puntate, anche se questo video adesso vedrete è stato spezzato in due parti perché c'è stata l'interruzione. La lettera di volontariato chiaramente definisce tutto. La stragrande maggioranza delle cose vanno fatte di propria volontà perché c'è stata o una mancanza da parte dell'ente preposto a vigilare, a controllare, a fare sì che le cose seguissero la procedura legittima, oppure c'è stata proprio una palese violazione della legge, quindi proprio un atto, diciamo così, colposo o doloso contro il quale si deve agire. E questo, per far questo, ci vuole il volontariato dei cittadini, ci vuole il cittadino che ci metta la buona volontà, purtroppo sacrifichi parte del suo tempo libero e si metta assieme. E con questo concludo perché la parola assieme è quella che riassume tutto, perché la politica, quello che la politica mira a fare da sempre, dall'epoca dei Romani, quindi utilizzo la classica locuzione dei Romani, la politica vuole fare divide et impera. La politica vuole dividere tutti quelli che possono modificare lo status quo esistente che vede determinati soggetti avere determinati vantaggi. Il mezzo più efficace è sempre quello di fare litigare tutti gli altri. È sempre il mezzo più efficace. Facciamoli litigare in continuazione sulle questioni che gli diamo così, gli facciamo sembrare importanti. Dividendogli, gli impediamo di unirsi,
magari loro non lo sanno, ma hanno 95 battaglie su 100 che sono in comune, ma si fermano a combattersi sulle 5 su cui sono in disaccordo. E questo naturalmente chiude il cerchio con il video che avevo fatto ieri sui migranti, perché i migranti sono il classico capro espiatorio con cui la politica, anziché assumersi le proprie responsabilità, le demanda ad altri, le imputa ad altri. E quindi c'è la corruzione, colpa dei migranti, c'è i baronati nelle università, negli istituti sanitari, colpa dei migranti, c'è la mafia, c'è la camorra, colpa dei migranti, ci sono le tangenti, gli appalti che ci costano 10 volte più che gli altri paesi, colpa dei migranti, c'è una burocrazia eccessiva fatta da 185.000 leggi in Italia. Beh, si vede che queste 185.000 leggi le hanno fatte chiaramente i migranti, è chiaro, no? Le hanno fatte loro, quindi è colpa loro. Tutto quello che succede in Italia ormai o è colpa della Raggi, ovviamente, o è colpa dei migranti. Quindi attenzione, la politica da sempre vuole il divide et impera, vuole la guerra tra i poveri. Purtroppo molte persone non l'hanno capita e imputano la colpa della situazione economica italiana ai migranti, come se i migranti avessero comandato l'Italia negli ultimi 50 anni. Cari signori, prendete atto che non sono stati i migranti a comandare l'Italia negli ultimi 50 anni e se l'Italia è quello che è colpa degli italiani. Quindi grazie a tutti, buona serata e se avete piacere condividete il video. Ciao.